i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, la calcio l'eco dei Mayday. Oggi è giovedì 14 marzo 2024. Oggi, come citazione, piccolo ritratto blu celeste, Christian Bertani compie 43 anni, classe 1981, legnanese che, insomma, ecco, è tornato a giocare in Serie D, o meglio, aveva già giocato sull'altra sponda dell'Ario, poi è sceso di categoria, ha giocato appunto qui nella prima annata del patron Paolo Leonardo Di Nun, poi ha proseguito altrove, quindi oggi è il suo compleanno, quindi comunque auguri a un giocatore che, insomma, sappiamo avrebbe potuto avere una carriera molto diversa se poi non ci fossero state delle vicende giudiziarie a comunque comprometterne il percorso. Attualità: Lecco che si prepara alla trasferta di Ascoli, lunga, ma probabilmente anche la più lunga, o una delle più lunghe, insomma, con Terni, ma per un fattore molto semplice: è molto più facile andare al sud che andare a Terni o ad Ascoli, perché logisticamente ovviamente cambiano tante cose. Al sud prendi l'aereo, che sia Linate, Orio, Malpensa, viaggi, vai a Palermo, vai a Bari, vai a Lamezia per poi raggiungere Cosenza piuttosto che Catanzaro. Invece per andare ad Ascoli è ancora più complessa rispetto a Terni. Terni si può fare, ad esempio, viaggio su Roma, e invece su Ascoli è molto più difficile, perché gli aeroporti che servono sono Ancona, che ha pochi voli, Pescara, che ha pochi voli, e tutti su Orio al sede. Quindi, insomma, considerato che la partita alle 16:15, il volo di ritorno, ad esempio, da Pescara non è cosa, perché è troppo presto, per dire, no? Quindi ci saranno anche queste difficoltà anche per i tifosi, che quindi vedo non stanno di fatto acquistando biglietti, sono stati venduti pochi. Era il primo giorno di prevendita, quello di martedì, quindi ormai è già passato un po'. Di conseguenza non ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni, mettiamola così, allo stadio dell'Ascoli nelle Marche. Quindi è ovvio che sia così. Parliamo di due squadre che veramente stanno vivendo stagione schizofrenica. Partiamo dal presupposto che era noto il fatto che entrambe avrebbero giocato per salvarsi sulla carta, e insomma le premesse sono state parzialmente confermate, perché l'Ascoli è sempre rimasto in quel lotto, mentre Lecco, sappiamo benissimo, no, fino alla fine del 2023 è stato ampiamente in partita, anzi il giorno di Santo Stefano era salvo, e poi è arrivato il 2024, ragazzi, lo stillicidio per il momento. L'Ascoli ha cambiato, parlo di loro perché quello che ci riguarda lo conosciamo fin troppo bene. Parlo di loro perché il cambio è stato recente. Non ne abbiamo parlato ieri perché abbiamo preferito dedicarci ad altro, ma ovviamente abbiamo scritto su lcnsport.it quello che è accaduto nelle Marche. Secondo esonero stagionale, la stagione è iniziata con mister William Viali e uno staff, poi è arrivato l'esonero, è stato scelto mister Fabrizio Castori, uno staff, e poi dopo la sconfitta di Genova pareva che si andasse verso la conferma comunque di questo gruppo di lavoro fino al match con il Lecco di domenica. Ovviamente, dato che la stabilità, qualcosa che non manca solo a Lecco, per quanto poi io non sia un fan del malcomune mezzo gaudio, è arrivato il cambio della serata di martedì: via Castori, via lo staff, dentro mister Massimo Carrera, che ha raggiunto Ascoli nella mattinata di ieri, di mercoledì. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 con possibilità di rinnovo in caso di salvezza, un po' come ha fatto mister Alfredo Aglietti con il Lecco. Carrera è un nome tutt'altro che nuovo per quanto riguarda il calcio, è stato
storico collaboratore di mister Antonio Conte alla Juve, l'ha sostituito anche in varie occasioni, sappiamo quanto Conte sia focoso, insomma ha incassato varie espulsioni da allenatore in carriera, quindi parliamo di un allenatore che è vero da primo tecnico non ha un percorso lunghissimo, però di esperienza anche ad altissimo livello ne ha veramente parecchia. Certo è che la scelta è di quelle che fanno discutere. Vi elenco la carriera: 2009-2011 giovanili, 11-14 collaboratore tecnico, e in questo periodo nel 2012 ha fatto anche da tecnico a interim, perché insomma, come sarà noto ai più, perché Conte e Alessio erano stati condannati per lo scandalo calcio scommesse, quello che tra l'altro ha coinvolto Bertani, di cui abbiamo parlato poco fa. Ha seguito Conte con la nazionale nel biennio 14-16, proficuo, è andato in Russia allo Spartak Mosca nel 2016, ha fatto da vice 2016-2018, allenato da primo tecnico, ha vinto tra l'altro la Premier League dopo 16 anni e contro pronostico, ha vinto la Supercoppa contro la Lokomotiv Mosca pochi mesi dopo, poi è stato esonerato a ottobre 2018. È KATene 2019-2020, parte l'8 dicembre 2019, viene esonerato il 22 dicembre 2020, va a Bari nel 2021, Serie C, subentra a mister Gaetano Auteri il 17 febbraio, l'esonero arriva presto, che è il 19 aprile, viene esonerato con 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, quindi quasi 3 anni di inattività. Lo chiama l'Ascoli e insomma lui esordisce dicendo: accettato subito con spirito da combattente, ripartiremo dalla difesa 3, che è stato insomma il marchio di fabbrica dell'Ascoli di Castori quantomeno nell'ultimo periodo. E tra l'altro l'Ascoli, guardate che per un periodo neanche breve ha dato veramente ottimo sfoggio di abilità, pareggiando in casa con la Cremonese una partita giocata in maniera veramente ottima, vincendo sul campo della Feralpisalò. Poi comunque, essendo una squadra che ha perso anche Pedro Mendes, ricordo che per l'Ascoli fa tutta la differenza del mondo, e ha perso dei riferimenti, ha perso anche delle certezze, insomma mi viene da dire anche che Castori proprio non è che sia stato concesso il tempo per mettersi in pari col lavoro, per trovare delle nuove soluzioni. Vero è che parliamo di un tecnico molto schematico e dogmatico da un certo punto di vista, no? Molta difesa, aggressività, corsa, a cercare di lavorare sulla testa dei giocatori. Ecco, quindi andremo ad affrontare questa squadra che parlavo anche con dei colleghi di Ascoli, è un po' invischiata negli stessi problemi che abbiamo noi dal punto di vista interno, quindi una proprietà molto focosa, una proprietà che in passato tra l'altro è stata anche accostata all'Ecco 3 anni fa, se non sbaglio, mister, Protondo Pulcinelli, Bricofer, ed è tra l'altro anche una società che quest'anno ha fatto una scelta molto più green dal punto di vista della composizione della rosa, dopo anni comunque molto positivi. Quest'anno molto ringiovanita la squadra, però ecco, il progetto diciamo tranquillamente che non ha pagato, lì la classifica è da dimostrare. Si è messo in buona luce il nostro ex Patrizio Masini, questo sì, con Castori. Adesso poi bisognerà anche vedere quali saranno i ritocchi di carriera. Certo che noi magari avremmo preferito un Ascoli ancora con Castori, no? L'abbiamo vissuto col Bari. Il Bari con Iachini ha avuto una sferzata subito, e però si è incartato subito, perché poi quando mancano le basi è difficile che comunque le squadre riescano a avere una reazione così forte da portarsela avanti per un lungo periodo. Anche noi abbiamo visto un mese e mezzo di reazione, poi una partita è bastata per far crollare veramente tutto il sistema che era stato costruito col lavoro quotidiano e stava funzionando egregiamente. Ovviamente non è stata solo la sconfitta a demolire tutte le certezze, ma ci sono tutti i vari argomenti che vi abbiamo elencato fino alla noia, allo sfinimento credo, e lo faremo ancora, però, perché è necessario tenere sempre viva la memoria che insomma anche extracampo hanno assolutamente inciso in maniera decisiva. Quindi le Ascoli sono veramente accomunate da questa gestione molto molto emotiva, molto forte, di impatto,
Funziona? Vi direi di no, né da una parte né dall'altra, per quanto loro insomma stiano vivendo comunque dei risultati migliori, ma non è che esattamente siano il tipo di squadra che si può dire tranquilla, non è che è il Cittadella, no? Che è, tra l'altro, ha fatto malissimo come abbiamo fatto malissimo noi, però si era costruita il suo tesoretto che deve andare ad arrotondare. Questo discorso l'abbiamo già fatto. Parkour, così abbiamo sintetizzato in un nostro post su Instagram, su Facebook, è chiaramente ironico, no? Quindi molto movimento, è un meme abbastanza celebre per chi è un seguace del filone, personalmente lo sono, mi fanno ridere i meme, quelli ovviamente fatti bene, e questo è, mi è sembrato proprio adeguato. Il Lecco si sta sicuramente cercando di ricompattare rispetto a quelli che sono stati giorni molto difficili. Da quello che ho capito, comunque il clima non sarebbe particolarmente infuocato al Rigamonticeppi della serie. Vero è che Di Nunno dice fesserie su fesserie in questi giorni, tant'è vero che la Procura Federale ha aperto un'inchiesta sacrosanta, questo ha gridato al lupo per poi ritrattare, ma voglio dire, mo te la becchi, ti becchi tutti i fastidi del caso, ed evidentemente quando si parla di calcio scommesse e via dicendo si toccano anche degli argomenti penali, penalmente rilevanti, di conseguenza anche la giustizia ordinaria potrebbe tranquillamente andare a ficcare il naso insieme a quella sportiva. Chi per primo? Non c'è una sequenza, chi primo arriva meglio alloggia. Vediamo tanti casi in cui la parte, il filone sportivo parte prima di quello penale e poi subentra in un secondo momento. In altri casi, guardate il Milan, diciamo la parte ordinaria è arrivata prima rispetto a quella sportiva che si è messa in, quindi in coda. Vale anche per il caso Portanova alla Reggiana, quindi anche ieri ci sono stati dei passi dal punto di vista della giustizia, una questione veramente complessa e potenzialmente vomitevole. No, diciamo potenzialmente perché vuol dire fino al giudizio definitivo non possiamo sbilanciarci, però con la parte sportiva ha detto aspettiamo, poi insomma vedremo al da farsi a cose fatte. D'altronde è una questione molto più importante di quanto non lo sia banalmente un campionato di calcio, direi, Lecco lo spogliatoio si chiude in se stesso di fronte alle parole di Di Nunno, ha detto ieri Tutto Sport, è una versione che mi sento di confermare, è quello che vi sto dicendo, quindi è vero, Di Nunno ha detto quello che ha detto, ha fatto quello che ha fatto, ogni volta che prende in mano il microfono è come se sparasse un colpo nei confronti della sua creatura, ma d'altro canto è anche vero che poi non è presente lui, quindi voglio dire, una volta che tu come gruppo, come staff, tagli i ponti rispetto al tuo proprietario, per quanto sia una cosa abbastanza folle il normale funzionamento di una società calcistica, hai veramente modo di chiuderti in te stesso, perché non è che questo poi arriva e ti rompe le palle. È raro che succeda, è venuto due volte, sono successi due cataclismi. Una volta Casilla ha visto e detto ciao, ha preso la borsa e se ne è tornato in Spagna. La seconda si è materializzato l'addio del DS Domenico Fracchiolla. Se arrivasse la terza probabilmente se ne andrebbe Aglietti, ma in questo momento Aglietti, al di là di quello che ha detto, che non risulta nessuno che la squadra abbia chiesto l'esonero di Aglietti, quello che ha detto a Radio Capital non risulta a nessuno. Anzi, i rapporti la squadra con lui non ne sta avendo. Il tecnico è anche l'unico uomo di Serie B extracampo che c'è in questa società, che la conosce la categoria direi molto molto bene, e quindi è anche di fatto l'unico riferimento rimasto per la squadra di una certa caratura. Che si stringano intorno a lui, speriamo. Poi il calcio è strano, ragazzi, noi oggi siamo morti, classifica alla mano, basta una vittoria, un risultato e le porte si possono riaprire, quindi diamoci per morti da un certo punto di vista. Tante volte questo tipo di squadre hanno bisogno di giocare proprio senza responsabilità, che hanno ovviamente, l'avrebbero anche se fossero già matematicamente retrocessi, però tante volte proprio c'è bisogno di freschezza mentale, cosa che questa squadra non ha da mesi e lo si vede palesemente. Aglietti, tra l'altro, un ex Ascoli, apprezzato ex Ascoli, anche perché ha lanciato un elemento, no? Non l'unico, però voglio dire, Orsolini, che in questo anno e mezzo, quasi biennio in Serie A,
sta facendo vedere tutte quelle che sono le sue qualità e sono veramente importanti, ha sbocciato con Aglietti. Poi al di là delle campagne mediatiche, guardate che lui comunque è un allenatore in grado di dar vita a cose molto interessanti, molto molto interessanti. Io continuo a credere che comunque aver puntato su di lui può essere veramente un ottimo colpo. È arrivato sicuramente tardi, sicuramente non ha potuto incidere sul mercato con le richieste specifiche su alcuni giocatori, ma questa è stata una scelta societaria della serie: prima finiamo il mercato e poi vediamo il da farsi. Ma quello che ho visto col Palermo comunque è un'idea di squadra che segue ancora il suo allenatore, e questa comunque è una cosa positiva e tutt'altro che scontata. E nella follia di questi giorni spero quanto ha fatto Di Nuno possa servire per dare un colpo alla cementificazione di un gruppo che, come vi dicevo e continuo a sostenere, gruppo proprio non lo è. Però nelle difficoltà tante volte poi ci si inizia a capire di più. Non è scontato, anzi i gruppi possono proprio o non formarsi o disgregarsi tra le difficoltà. Ma ecco, io sono comunque sempre speranzoso, e con una vittoria veramente si potrebbe andare ad avere più fiducia per il prossimo futuro, a fare una pausa di lavoro con molta più fiducia. Quindi la speranza la voglio comunque sempre mantenere accesa. Piccole questioni legate a quello che vi abbiamo detto ieri sulla questione societaria. Allora, su Viganovi abbiamo detto, diciamo che non ci sono state smentite ufficiali, questo no, però da quanto ci risulta, per quanto comunque ci sia la sussistenza di questo interessamento della Brera Holdings, società da 18 milioni di capitalizzazione, però ecco, tenete conto che noi abbiamo citato il Brera Holdings, però trattandosi di un uomo d'affari in capo questa realtà italoamericana, poi bisogna sempre anche vedere in quale cosmo potrebbe venire inserito Lecco. È vero, questa è l'azienda, chiamiamola banalmente, che sta gestendo la parte sportiva in questo uomo d'affari, e Viganò in questo discorso è stato inserito sulla branchia Brera FC Italia e Wiba Volley. Da quanto ci risulta, in realtà il ruolo specificatamente Viganò è più marginale in questo specifico momento, però ecco, la sussistenza della trattativa c'è. Avete letto, insomma, che Di Nuno, ve l'abbiamo detto ieri, adesso sarebbe entrato in quella fase in cui no, ma la società me la voglio tenere. Io ribadisco ancora una volta, sono anche disponibile a farlo ogni santo giorno, che per la logicità delle cose l'esperienza di Nuno Lecco deve essere finita qui a fine stagione, che sia l'1 luglio via dicendo, comunque anche a bocce ferme questa esperienza deve concludersi, perché io ve lo inizio già a dire adesso: dovesse materializzarsi la retrocessione, pensate voi dover rivivere la solita estate di tarantelle, vendo non vendo, faccio che faccio, cosa non faccio, accetto, rifiuto l'americano, il socio minoranza di maggioranza, vedo, me ne vado, alla fine no, la squadra la tengo io, e chissà che squadra faccio tra gente che torna nei prestiti, gente che rimarrebbe con contratti lunghi, che andrebbe ceduta perché con stipendi troppo onerosi, un casino incredibile, già lo vedo. Rischi di fare anche il doppio salto indietro, non saremmo né i primi né gli ultimi, voglio mettere molto avanti in anticipo le mani, perché poi queste cose, oggi il 14 marzo, io le temo e le temo molto. Non siamo nei primi negli ultimi, gli unici che fanno due salti indietro. Guardate il Crotone, quanto ci ha messo a passare dalla Serie A alla Serie C, e quanta fatica sta facendo in questo campionato, e sta vivendo dei casini importanti nello spogliatoio. Quindi occhio, che poi veramente le questioni possono farsi molto problematiche. Non vedo proprio i margini per ricucire il rapporto, cioè vedo al massimo la reciproca, niente, perché se, al massimo è il popolo blucelleste che deve sopportarlo vedendo le uscite, non è reciproca sopportazione da qui alla fine della stagione. Poi
ciao, grazie, chiudiamo quest'epoca, grazie per dove siamo arrivati, ma poi c'è anche tutto il resto, c'è anche tutto il resto che è totalmente privo di dignità, anzi ce l'ha tolta. Ricordo che siamo lo zimbello d'Italia in questi giorni e lo siamo stati in tante altre occasioni, tra Serie D e Serie C anche, quindi queste cose io non me le dimentico. Con questo non voglio dire tiriamo la volata a Brera Holdings, no, non sto dicendo questo. Anch'io, vedendo il profilo, non sono esattamente quello che sprizza entusiasmo da tutti i pori. Bisogna essere equilibrati, dire che non sarebbe, a vederla almeno così, una realtà in grado di garantire un futuro prossimo incredibilmente scintillante. Poi bisogna anche dire che quando si parla di pool di imprenditori interessati alle società, bisogna poi vedere l'effettiva capienza dei singoli imprenditori, e su questo invece c'è proprio una cortina fumogena che nessuno, per quanto riguarda chi fa questo lavoro, al momento è riuscito a diradare. E questo è un altro paio di mani. Quindi ho letto i vostri commenti e i timori li capisco e li sposo, però in tutta sincerità io non ne voglio proprio sentir parlare di un'altra stagione con Di Nuno, che tra l'altro fisicamente potrà solo che peggiorare e avere sempre più spesso queste uscite. Ripeto, la situazione l'ho detto prima, pensate voi cosa ci ritroveremo in mano l'1 luglio tra Rosa confermata, comunque rimasta per contratti pluriennali, e chi rientrerebbe, il casino da dover dirimere in uscita e in entrata. Chi lo farebbe quel lavoro? Fatevi questa domanda e poi ditemi se riuscite a darmi una risposta concreta. Insomma, sono tutto orecchio, sinceramente io non ce l'ho. Buona giornata a tutti, forza l'ecco sempre.